scrivere la storia del proprio club o semplicemente giocare una stagione che sarebbe meravigliosa. Questa è la differenza che passa tra vincere questa e la prossima partita o perdere, una delle due. Spinaceto 70 e Mirafin per la storia. È il 31 maggio 2014, benvenuti al Pala Mille Voi, questa è la prima semifinale di Final Four. Zomparelli a Dodero, la manovra dello Spinaceto è difficile perché gli rubano palla ancora con... E gran parata di Zomparelli su Konov. Si sgancia Biraschi, viene servito, Biraschi sulla destra, Biraschi palla dentro! E forse ha preso addirittura il palo Biraschi. Bravissimo Dodero, qua ancora contropiede per la Mirafin, palla dentro e la rete di Konov! 1-0 Mirafin, stava rischiando troppo lo Spinaceto e al settimo minuto arriva la rete dell'1-0 per la Mirafin. Rientrata in campo dopo il time out. Tato palla dentro e la rete, arriva subito il pareggio dello Spinaceto. Mentre stavamo parlando degli schemi, proprio Dodero in spaccata, 1-1 Spinaceto, possono ancora scrivere la storia i ragazzi di Baldini. Lo Spinaceto 70 poi ha levato il post e sta facendo delle partite veramente meravigliose. Biraschi palla dentro per Russo! Russo! Alessandro Russo! Il 2-1 dello Spinaceto! In due minuti rovesciano la partita i ragazzi in maglia rossa! I tiri liberi. Fabrizio, una finta per Romano che dà a Toto! E grande parata qui, veramente un gran riflesso di Sposato. Sì, non era facile intervenire su questa... Fa tempo, autorete! Scusami Pier Giorgio, ma direttamente da calcio d'angolo! Un cross, una palla battuta molto tesa da... Simone Biraschi, viene deviata da un avversario ed è quindi il 3-1 dello Spinaceto. No, più che altro era una situazione molto complicata, non era facile mettere giù e girare direttamente in porta. Intanto palla dentro e traversa, incredibile, traversa i Tesattis, poi Proia. E poi rinviene subito Dolce, veramente bravo, ha perso il pallone, poi con grande efficacia l'ha recuperato, l'hanno riperso Konov e Zomparelli, ancora Konov dentro per Raupo. E la salva stavolta Masciullo. Vediamo la partita da seduti e non la stiamo giocando, però attenzione dentro palla, proprio la rete di Raupo, Michele Raupo, ci deve credere la Mirafin, è il 3-2, va sotto la sua curva Michele Raupo e quando la partita sembrava finita per i pontini un flash di Michele Raupo, è 3-2. Metà del secondo tempo sul risultato di 3-2 per il 70. Russo, Russo con la punta, Russo! Alessandro Russo, 4-2 per lo Spinaceto 70, rimette i conti a posto, il numero 7 dei ragazzi in maglia rossa. Farsi prendere dalla pressione. Scusami, il contropiede con Fabrizi dentro la palla per Biraschi, Biraschi, Tommaso Biraschi, come nel primo tempo, due gol in un minuto e lo Spinaceto vola, è 5-2 per lo Spinaceto, adesso i romani vedono la finale. Palla recuperata da Russo, velocissimo Russo, messo giù e stavolta sì, arriva il tiro libero. Riccardo Fabrizi fa vedere il numero 4 all'arbitro e quindi anche al portiere Sposato, quindi sfida psicologica. Fabrizi Sposato, va col destro Fabrizi, è Sposato col piedone. Residue della Mirafin che sono quasi finite, anche se attenzione perché De Santis in qualche modo prova a riaprirla, il gol del 5-3. Probabilmente calcio d'angolo, sì. No, perché arriva il triplice, fischio dell'arbitro e lo Spinaceto 70 raggiunge storicamente la finale del campionato regionale Under 21, l'esultanza dei ragazzi di Baldini. Abbiamo lavorato tantissimo e quindi poi i risultati si sono visti, abbiamo sofferto perché nel secondo tempo loro ci avevano messo in difficoltà per una decina di minuti, poi però abbiamo fatto i gol bellissimi secondo me, tre passaggi in porta che negli ultime partite ci era mancato un po' essere cinici, oggi invece bellissimi, veramente. L'unico rammarico infatti è quello di non averla potuta giocare al completo, purtroppo giocando... il primo turno e il quarto di finale sempre e comunque quattro partite tirate. La stagione è stata bellissima anche perché come hai precisato bene tu abbiamo all'interno della nostra squadra oggi c'erano 7-96 e un 98,